Ciao, oggi in questo video voglio parlarti in maniera un pochettino più approfondita del mercato tutelato, quello che comunemente è chiamato, anche se erroneamente, Enel maggior tutela, anche perché non ha niente a che vedere con Enel, ma è un settore dell'energia che è gestito completamente dallo Stato italiano e regolamentato da Arera, che è l'ente che regolamenta il settore luce, gas e anche altre cose. La premessa che voglio dirti, e rimani fino alla fine di questo video perché ti dirò un sacco di notizie interessanti, è quella che se sei nel mercato di maggior tutela, ti consiglio urgentemente di uscire da tale mercato e passare a mercato libero immediatamente con delle tariffe fisse e invariabili per 12 o 24 mesi. Questo perché? Perché i prezzi del maggior tutela seguono i mercati della borsa. Fino a qualche mese fa era sicuramente più conveniente alla fine restare all'interno del mercato di maggior tutela, ma oggigiorno essere all'interno di questo mercato da ormai un bel po' di mesi è diventato veramente non più conveniente, in quanto le tariffe sono quintuplicate e riceverai delle bollette della luce, se per esempio le hai ricevute doppie, le riceverai nei prossimi mesi triplicate o quadruplicate se non quintuplicate i prezzi della borsa che ti metto qui sia della luce che del gas hanno subito in questi giorni degli aumenti spaventosi mai visti nella storia del genere umano e purtroppo questi aumenti andranno a colpire direttamente le tariffe del mercato maggior tutela ma anche ovviamente le tariffe a prezzo variabile del mercato libero quindi diventa veramente veramente imperativo in questo momento avere delle tariffe a prezzo fisso bloccate per 12 o 24 mesi quindi affidati per favore velocemente a un gestore di tua fiducia o contattaci noi le abbiamo te le possiamo fornire questo come preferisci la chiusura del mercato in maggior tutela è prevista a gennaio 2023 ma non è ancora stata confermata in ogni caso già lo scorso anno a luglio sono state passate tutte le partite IVA che avevano impegnato oltre 16,5 kW sul contatore, sono già passate tutte obbligatoriamente al mercato libero. L'altra parte di transizione è prevista per gennaio 2023, ma ti ripeto, non aspettare perché i mercati stanno salendo ulteriormente. È notizia di ieri che anche l'Italia è stata etichettata dal Ministero della Difesa Russo come paese ostile e stanno vedendo quali sanzioni applicare all'Italia e anche a tutta l'Europa, oltre a quelli già che ci stanno facendo avere ricordiamoci purtroppo che queste sanzioni che stanno venendo attuate da parte della nato non andranno a colpire più di tanto putin o gli oligarchi russi ma andranno a colpire la popolazione europea facendo impennare come già sta succedendo il prezzo di gasolio benzina metano bollette e tutto a cascata una serie di costi sulla filiera produttiva che faranno vedere e volare l'inflazione prevista perlomeno al 10% quindi questo è il consiglio che ti do se sei nel mercato di maggior tutela o se hai dei prezzi nel mercato libero a prezzi variabili fissa subito un prezzo anche se più alto ma fissa il prezzo perché non si sa quali saranno i prezzi dei prossimi mesi notizia di qualche giorno fa è stato chiuso uno dei gasdotti che arrivava in Europa che portava circa il 20% di gas anche questo ha creato nel mercato delle borse uno sconvolgimento e un aumento dei prezzi. Spero che questo mio video ti sia stato utile per farti capire come mai dovresti uscire immediatamente dal mercato di maggior tutela o cambiare subito le tariffe se hai un prezzo variabile nel mercato libero. Iscriviti al nostro canale e rimani aggiornato su tutti gli andamenti della borsa che riceverai nei prossimi giorni e su quali sono i migliori prezzi luce e gas che dovresti adottare in questa situazione di emergenza. Ti terrò aggiornato con altri video riguardanti i costi della bolletta luce, i costi della bolletta gas e come scovare tutte le truffe, tutti i costi nascosti delle offerte luce e gas che trovi anche nel web che sembrano molto appetibili, ma in verità nascondono delle insidie che potresti non vedere alla prima occhiata. Grazie per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video.